Salve a tutti, sono Paolo Innocenti e oggi sono qui pronto per voi per recensire un nuovo film. È un film che aspettavo veramente da un anno, da quando ho letto su internet che era in lavorazione, e quando ho visto che sarebbe uscito io non stavo più nella pelle. Sto parlando di Creed, Nato per combattere, cioè lo spin-off della saga capolavoro di Rocky. Se mi sentite parlare così capirete che io adoro la saga di Rocky. Io penso sia una delle saghe più belle mai state realizzate. Ovviamente quando sono usciti i primi capitoli, essendo del 95 non ero nato, l'orologio suona per iniziare stasera, quindi porta fortuna ormai in tutte le recensioni. Va bene, comunque le ho recuperate ovviamente verso i 12-13 anni, me li vidi tutti e diciamo che sono sempre stati, da quando li vidi per la prima volta, fra i miei film preferiti, perché ogni capitolo di Rocky è un capolavoro. Cioè, secondo me la saga completa di Rocky, a partire dal primo del 76, Rocky 1, fino a Rocky Balboa del 2006, era una saga capolavoro, perché ogni film si superava, ogni film era meraviglioso. Io non sono mai riuscito a decidere quale fosse il migliore per me, perché c'erano i periodi, cioè li amo tutti, però c'erano i periodi dove magari ne preferivo uno e magari riguardavo la saga una seconda volta e il mio preferito era un altro. Ogni volta cambiava, quindi alla fine sono arrivato a dire che sono tutti allo stesso pari per me, perché ogni film di Rocky ti lascia qualcosa, perché i film di Rocky non sono solamente dei film sportivi dove si vedono dei combattimenti favolosi, ben realizzati e ben girati, ma sono film che ti lasciano qualcosa, perché ti fanno capire quanto è splendida la vita e quanto bisogna far di tutto pur di viverla al meglio, superando le difficoltà, perché in Rocky non solo si vedono gli incontri di box, ma bensì si vedono le difficoltà che ogni persona può trovare nella vita. I personaggi appassionano, ti fanno appassionare alla loro storia, quasi come fossero la tua famiglia, e ti fanno capire ogni personaggio messo insieme, ma in particolar modo il grandissimo Rocky, cioè Sylvester Stallone, ti fa capire, ti fanno capire che non bisogna mai, mai, mai mollare, perché come dice Rocky Balboa, cioè Sylvester Stallone, proprio nel film Rocky Balboa del 2006, nessuno colpisce forte come fa la vita, ed è la verità. Questa è solo una piccola frase di tutto quel monologo, che sarebbe molto più lungo, e un monologo fantastico quando Rocky Balboa parla con il proprio figlio, ed è la verità. Quindi sono film che insegnano e lasciano tantissimo. Il primo Rocky, come ho detto, è del 76, con la regia di Havildsen, John Havildsen, e spero di averlo pronunciato bene, e fu un capolavoro ai tempi, nessuno si aspettava questo grande successo, però fu un successo incredibile, tanto che poi sono stati realizzati ben 5 sequel, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, e poi fu fatto Rocky Balboa. A distanza, se non sbaglio, Rocky 5 era del 1990, Rocky Balboa, cioè Rocky 6, uscì nel 2006, quindi 16 anni dopo. E ogni film è sempre stato un record, ha sempre fatto record di incassi e ha appassionato generazioni, dai più piccoli ai più grandi. E sono convinto che con questo Creed, che è uscito da poco nelle sale, si potrà far sì che molte altre generazioni, tra cui questa ma anche le prossime, potranno rimanere affezionati e appassionarsi a questa storia e a quelle future, perché sono convinto, il sequel è già stato annunciato di Creed Nato per combattere, ma sono convinto che, siccome successo ce l'avrà sicuramente, può arrivare anche a numeri più alti, sto parlando sempre di seguiti, e appassionare ancora persone come aveva fatto ai tempi Rocky. Come dissi nella scorsa recensione, cioè la recensione di The Vatican Tapes, all'inizio della recensione avevo detto che ero felicissimo perché Sylvester Stallone aveva vinto il Golden Globe come migliore attore non protagonista per Creed, Nato per combattere. E è stata un'emozione unica, era notte, io ero alla televisione a vedere. E quando l'hanno premiato, che è partita la musica di Rocky, il tema principale di Rocky in sottofondo, e tutti gli attori presenti in sala si sono alzati in piedi e hanno applaudito, è stata veramente da pelle d'oca, una sensazione meravigliosa per me, figuriamoci per Sylvester Stallone, che ha vinto il premio.
Comunque, quindi, questo l'avevo già detto nell'altra recensione e sono felicissimo. Tra l'altro è candidato come miglior attore non protagonista anche agli Oscar e se vincesse lui veramente io sarei più che felice, sarei al settimo cielo, lo spero, perché se lo merita. Da come parla avrete capito che a me questo Creed Nato per combattere è piaciuto ed infatti sì, non solo mi è piaciuto, è un capolavoro, è un film coi controcazzi, è un film coi controcoglioni, scusate la volgarità ma è la verità, è un film cazzuto dall'inizio alla fine, è un film bello, splendido, che proprio come tutti gli altri film della sala di... della sì, della sala, e povera a me, perché come tutti gli altri film della saga di Rocky, tutti dal primo al 6, non solo ti fa vedere degli ottimi combattimenti sportivi, ma ti parla delle difficoltà della vita, della difficoltà che ogni persona può avere durante la propria esistenza e ti fa capire che non bisogna mai mollare, mai, 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 mai. Quindi è un film bello, ma soprattutto che commuove, perché tutti i film di Rocky commuovono, almeno me mi hanno commosso tutti, ma questo in particolar modo ti fa stare con un'ansia e angoscia in determinati punti del film che lo vedrete anche voi quando andrete a vederlo al cinema, perché ci andrete, perché lo dovete vedere. È veramente un film splendido che fa partire questo 2016 al top. Comunque, vi dico la trama a grandi linee proprio per darvi un piccolo assaggio, però poi non voglio dire nient'altro, niente di che. Allora, praticamente in questo film vediamo il giovane ragazzo di colore Adonis Creed, cioè il figlio di Apollo Creed, che è uno degli storici avversari di Rocky Balboa e anche il migliore amico di Rocky Balboa. E in questo film Adonis è un ragazzo che sa di avere avuto un padre speciale, un padre forte, il campione dei campioni, e ovviamente anche lui ha la stessa passione della boxe che aveva il padre. E quindi pur se avrebbe successo facendo altri lavori, pur se ha successo con il lavoro che ha, la sua vera passione è la boxe e lui l'unica cosa che vuol fare nella vita è lottare, proprio come faceva suo padre Apollo. Quindi questo giovane ragazzo, ma molto muscoloso, molto forte, molto combattente, decide di farsi allenare dall'avversario storico di suo padre e anche migliore amico, cioè Rocky Balboa. Quindi si trasferirà in Filadelfia per chiedere a Rocky Balboa, che lavora sempre al ristorante Adrian's, di farsi allenare. Io non voglio dirvi altro. Allora, il film non pensate che tratti solo dell'allenamento e dei combattimenti, perché siete totalmente fuori strada, perché sì, i combattimenti ci sono e sono anche fantastici, delle riprese ottime, mozzafiato, ma il film tratta anche di temi importanti e non voglio dirvi cosa, ma è un tema importantissimo che purtroppo è reale, può accadere a tutti e nel film viene trattato, quindi non solo è un film sportivo per eccellenza che ti mostra delle azioni sportive, che ti mostra dei combattimenti fantastici, ma tratta anche di temi importanti della vita e ti fa capire, proprio come tutti gli altri capitoli della saga di Rocky, che la vita è la cosa più bella che abbiamo e fino alla fine dei nostri giorni bisogna sempre lottare. Quindi non voglio dire altro, vi dico solo che il regista è un giovane regista trentenne, Ryan Coogler, che a soli 30 anni mette su, dirige un film veramente eccezionale. Io avevo visto già dai commenti venuti dall'America, perché essendo uscito prima in America già qualcosa era trapelato qua da noi in Italia, tutti ne parlavano benissimo, i critici cinematografici ne parlavano benissimo, tutte recensioni positive, in America aveva guadagnato un sacco al box office, qua in Italia chi l'aveva visto in anteprima ne aveva parlato benissimo, non ho letto una critica negativa, ed infatti non può essere considerato negativo questo film, perché stasera sono andato a vederlo, io vi giuro, ho provato tutte le emozioni possibili, proprio come solo i film di Rocky riescono a farmi avere quelle determinate emozioni, quindi divertimento, emozioni forti, commozione, perché ti fa divertire in certi punti, ti fa piangere in certi punti, ti dà insegnamenti su quanto sia importante vivere ogni giorno con la massima grinta e determinazione, avendo fiducia in se stessi, in noi stessi, andando avanti sempre con due palle così, e quindi
ti fa vivere tantissime emozioni, e poi quando arrivi alla fine, cioè almeno io mentre lo guardavo, già ancora prima che finisse, che ci fosse il primo tempo, alla fine del primo tempo dicevo: cavolo, so già che tra un po' sarà finito, e io cioè, ci stavo male, perché Rocky è una saga proprio che adoro, e sapendo, perché è stato annunciato il sequel, che dovrò aspettare minimo 2 anni per il sequel, io già ora sto male, perché lo vorrei vedere ora, in seguito. Cioè è veramente una cosa incredibile, è un omaggio meraviglioso alla saga di Rocky, ma è anche un continuo meraviglioso alla saga di Rocky. Io invito tutti a vederlo al cinema, ma in particolar modo. Allora, sicuramente la saga di Rocky l'avrete vista, perché penso che sia una delle saghe che tutti hanno visto, dal più piccolo al più grande. Però se non l'avete vista, prima di andare a vedere questo Creed nato per combattere, guardatevi tutta la saga di Rocky: Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5 e Rocky Balboa. Guardatevela. Non perché non poi magari non capirete il film, perché questo film lo capireste anche senza aver visto mai un Rocky. Però se volete veramente capire tutto nel minimo dettaglio e arrivare al cinema con un legame già al protagonista, al coprotagonista, cioè Sylvester Stallone, cioè Rocky Balboa, dovete aver visto la saga. Cioè non potete arrivare al cinema a vedere questo film, che pur sempre sarebbe bellissimo anche senza che voi aveste visto gli altri film, però se volete proprio godervelo al 100%, arrivare in sala e già comunque sapere cosa, bene o male, starete per vedere, dovete aver visto gli altri Rocky, perché anche se non c'è scritto Rocky 7, è come se fosse un sequel. È sempre bello quando esce un sequel aver visto quelli precedenti. Poi almeno io parlo per me e per molti altri che so che la pensano come me, perché per chi è un vero appassionato di cinema, ora lasciamo stare che io voglio fare l'attore, studio recitazione eccetera, ma anche se non volessi fare l'attore, sono un appassionato di cinema, e chi è veramente appassionato di cinema le cose le vuol fare per bene. Se questo è il numero 7, prima deve aver visto quegli altri 6 per forza, ma non perché deve essere un obbligo, ma perché per un appassionato è bello arrivare al cinema e sapere tutto nei minimi dettagli. Cioè, questa è la cosa splendida. Io la saga di Rocky l'ho vista 7-8 volte, infatti in questa settimana, prima di andare a vedere Creed, pur sapendo la memoria, l'ho rivista volentieri, e ogni volta mi emoziona come se fosse la prima volta, e come dicevo prima, ogni volta non riesco mai a capire qual è il mio preferito. Ci sono stati dei periodi in cui il mio preferito era il primo che fa nascere tutto, poi ci sono stati dei periodi in cui il mio preferito era il 4 contro Ivan Drago, cioè un capolavoro. E poi ci sono stati dei periodi in cui era il 5, cioè l'allenamento, Rocky che non combatte ma non combatte sul ring ma allena il ragazzo, che poi insomma non voglio magari dire niente perché magari non l'avete visto e vi invito a vederli tutti. Poi ci sono stati dei periodi in cui il mio preferito era il 3 per tutti gli avvenimenti che succedono per il combattimento contro Clubber Lang, cioè ogni volta cambia. Quando è stato il 2, quando è stato Rocky Balboa, cioè l'ultimo fino ad ora, Creed del 2006, dove io pensavo non ce ne fossero più, dove si vedeva proprio la vecchiaia, diciamo, di Rocky. Ogni volta non riesco mai a capire qual è il mio preferito, tanto che alla fine ho detto sono tutti dei capolavori e non c'è verso, mi dice il cervello e non c'è verso, e anche questo Creed è uguale. Ma questo Creed, parliamo adesso degli attori, oltre a Sylvester Stallone, che ho già detto recita in maniera egregia come fa sempre, infatti ha vinto anche il Golden Globe e ora spero vinca l'Oscar, ma ha vinto anche altri premi, ora non li sto a elencare tutti, su Wikipedia potrete trovarli elencati, sia quelli che ha vinto sia quelli dove è stato candidato e che potrebbe vincere tra poco, tra cui proprio l'Oscar, che ci sarà a fine febbraio la cerimonia, e spero vinca. Comunque, gli altri attori sono favolosi. Abbiamo Michael B. Jordan nel ruolo del figlio di Apollo Creed, che è un attore fenomenale, un attore che interpreta il figlio di Apollo Creed in modo eccezionale. Veramente un attore bravo, che so che recentemente ha partecipato come protagonista nel nuovo film dei Fantastici 4, che ancora non ho visto, quindi non mi posso esprimere lì sulla sua interpretazione. Comunque
ho visto che ha partecipato insomma ad un film sui supereroi, sui Fantastici 4, però avevo già lavorato in Chronicle, un film che io ho apprezzato molto di qualche anno fa, del 2012 se non erro, e qui in questo film il suo ruolo lo interpreta in maniera perfetta, ha un fisico eccezionale, ha una voglia di spaccare il mondo incredibile, è un attore bravissimo, la parte la interpreta in modo egregio, con Rocky e con Sylvester Stallone formano una coppia incredibile e veramente sono rimasto felicissimo. Poi c'è Tessa Thompson nel ruolo di Bianca, la ragazza sempre di colore che si innamorerà di Michael B. Jordan, cioè il figlio di Apollo Creed, e anche lei veramente bravissima, un ruolo non facile il suo, perché anche lei avrà un problema che non sto a svelarvi perché dovrete vederlo nel film, al cinema, e quindi un sacco di attori bravissimi, dalle comparsate, cioè da quelli che parlano poco e non si vedono più, un sacco di attori bravi, un cast perfetto, specialmente per chi è un fan sfegatato della serie Rocky come me, rivedere i luoghi che hanno caratterizzato gli altri precedenti Rocky è una meraviglia. Rivedere Filadelfia, vabbè che si vedano in tutti i film, ma rivedere il tutto, perché l'ultimo Rocky Balboa c'è stato nel 2006 e già io pensavo di non rivederlo mai più. Ora siamo nel 2016, sono passati 10 anni, già rivedere Filadelfia, il ristorante di Rocky, la scalinata che faceva Rocky per allenarsi, cioè quella camminata sotto i ponti, quelle strade sotto i ponti, la palestra di Mickey. Cioè questo film ti là, per questo dicevo di vedere la saga di Rocky, perché se uno andasse a vedere questo film senza conoscere la saga di Rocky non potrebbe rimanere, cioè il film magari gli piacerebbe lo stesso tantissimo, ma non potrebbe magari rimanere affascinato rivedendo quei posti dei film precedenti. Invece se uno non ha mai visto la saga, magari la guarda già ora, si appassiona a tal punto che anche se l'ha vista ora, poi quando lo va a vedere già se ne ricorda pur avendolo visto poco tempo prima. Quindi rivedere tutto, mi ha messo i brividi, cioè solo rivedere quei colori, solo rivedere quelle ambientazioni, risentire, perché anche le musiche sono nuove, però anche se sono nuove, ogni tanto c'è sempre quella... arriva all'improvviso, anche se magari non tutta la canzone, ma qualche cenno delle canzoni storiche dei film di Rocky, tra cui il tema principale, che quando c'è, specialmente in una scena alla fine, nel combattimento finale del figlio di Apollo Creed sul ring, ti fa venire dei brividi. E poi, come ho detto, fa commuovere questo film. Io trattenuto le lacrime il più possibile, sempre è un crescere, un climax, si va sempre più in alto, specialmente alla fine durante l'incontro, era così, perché veramente ti commuove, ti lascia tantissimo questo film, e quando è finito io mi sono dispiaciuto, perché dura 2 ore, ma non te ne rendi conto, perché passa talmente veloce che io ne volevo un altro, anche perché io sono abituato con Rocky a vederne sempre uno dietro l'altro, perché Rocky è uno di quei film che non annoia, o perlomeno ci sono quei capolavori che comunque, seppur non siano film noiosi, tra uno e l'altro vuoi farti una pausa, perché magari insomma c'è da capire, c'è da... dici, ho visto uno, è durato 2 ore, magari lo guardo domani. Rocky è uno di quei film che te puoi vedere uno dietro l'altro, che non annoia, perché è veramente come stare in famiglia. E quindi anche adesso che è finito Creed io vorrei vedere direttamente il seguito. Invece devo aspettare ancora 2 anni sicuramente, perché ancora devono iniziare a girarlo. L'hanno appena annunciato dopo la nomination e la vittoria di Sylvester Stallone come miglior attore non protagonista ai Golden Globe. Quindi poi diciamo che il secondo dovrà dirci bene cosa accadrà, perché diciamo che la fine del primo ti lascia un po' l'amaro in bocca, molto l'amaro in bocca, cioè sei felice per una cosa, però ancora non sei felice per l'altra, che chi ha già visto il film lo capisce, però chi non ha visto il film ancora non lo può capire, quindi non mi sbilancio, anche se magari vorrei dire di cosa parlo, cioè una cosa non si sa come andrà. E chi ha visto il film capirà a cosa mi sto riferendo, legato ad uno dei personaggi. Comunque, quindi, dicevo che la saga di Rocky io la posso vedere un film dietro l'altro, perché veramente ti appassiona.
Perché è come se i personaggi che vedi in Rocky diventassero parte della tua famiglia, la loro storia ti appassiona perché vedi crescere ogni personaggio dal primo Rocky, vedi la loro evoluzione dal basso verso l'alto, dall'emergere all'essere conosciutissimi, cioè nel senso ti appassiona ogni minimo personaggio, ti ci leghi come se fosse un membro della tua famiglia. Io ripartirei da domani a vedere la saga di Rocky, per quanto io la duri, quindi ripartirei domani a vederla e mi dispiace ora doverla rimettere da parte, perché ovviamente non è che posso rivedere all'infinito una determinata serie. Mi dispiace doverla mettere da parte, sono convinto che se anche la metto da parte lei rimane lì, non si muove, perché questo è il bello del cinema, qualunque film, te lo puoi rivedere, o vedere ora, rivedere tra 10 anni, che non è che ti abbandona, il film rimane lì nella tua videoteca, lo puoi noleggiare nel tuo computer, rimane lì pronto a farti rivivere quelle bellissime emozioni, sempre se si tratta di un film bello, pronto a farti rivivere quelle determinate emozioni ora, ma anche fra 2 giorni. Tra 3 mesi, tra 10 anni, sempre. Quindi la saga di Rocky resterà lì, pronta a farmi rivivere tutte quelle belle sensazioni, pronta a raccontarmi di nuovo la storia della vita, della saga, dei personaggi, pronta a farmi piangere ancora, divertire ancora, emozionare ancora, ridere ancora, tutte le emozioni possibili, insomma. E io sono convinto, anzi so già, che me la riguarderò sicuramente quando uscirà il seguito di Creed, ma non perché me ne dimentichi, ma perché, come ho detto, mi piace arrivare al cinema proprio avendo da poco finito di rivederla, per essere proprio già in quell'atmosfera. Quell'atmosfera ti tornerebbe, anche se io non la riguardassi, quell'atmosfera tornerebbe lo stesso, ma io so già che la rivedrò perché è una delle mie saghe preferite. Sylvester Stallone è uno dei miei attori preferiti, è un grande, l'adoro, è una persona che io... un mio sogno sarebbe poter conoscere prima o poi Sylvester Stallone. L'adoro in ogni film che ha fatto, da Rocky, tra cui Rocky è stato anche regista, non nel primo perché era John Avildsen, però nel secondo, nel terzo, nel quarto regista era Sylvester Stallone, scritto da Sylvester Stallone e diretto da Sylvester Stallone, nel quinto è ritornato Avildsen, nel 6 di nuovo Sylvester Stallone, e qui invece comunque quest'altro giovane regista trentenne di cui ho già parlato, che è stato bravissimo. Ovviamente sarei felice se tornasse dietro la macchina da presa Sylvester Stallone, magari per il seguito, però anche se ci restasse questo regista, per me, cioè nel senso, sono convinto già che sarà splendido, proprio come questo, e che possa continuare a emozionare le nuove generazioni, e anche se sono nuove generazioni, però ovviamente devono aver visto il vecchio, da dove parte tutto, perché ok, guardarla, appassionare, creare nuove storie, però bisogna sapere, tutti devono sapere quelle nuove storie, da dove sono partite, le radici che hanno creato questo albero immenso e favoloso, non guardare solo la punta dell'albero, ma vedere anche da dove parte, da dove cresce, le radici che l'hanno fatto alzare, che l'hanno fatto vivere. Comunque dicevo che Sylvester Stallone è uno dei miei attori preferiti, è bravo come regista, infatti vi ho detto adesso che ha diretto anche dei Rocky, è bravo come sceneggiatore e come attore, io adoro tutti i suoi film, ma anche quelli più esagerati, tipo I Mercenari recentemente, la trilogia dei Mercenari, tra poco cominceranno a girare il 4, se non erro, la trilogia dei Mercenari io l'adoro, cioè io adoro quei film esagerati dove magari combattano in 5 contro 2000, perché la magia del cinema è questa, il cinema riesce a rendere vere delle cose che nella vita vera non potrebbero mai essere vere. Questa è la magia del cinema. Il cinema ti può far sognare, è una magia proprio. Quindi adoro la saga dei Mercenari. Adoro per esempio altri film che lui ha fatto, quale Rambo, altro capolavoro, la quadrilogia di Rambo. Tra l'altro doveva uscire un quinto capitolo di Rambo dopo il quarto del 2008, che era stato bellissimo, però da quel che ho capito la Sylvester Stallone ha abbandonato l'idea, e questo mi dispiace. Spero prima o poi, capisco la sua ormai non più giovane età, però è sempre in gran forma, almeno vedendolo nei film, e spero veramente prima o poi lo possa fare, però adoro anche altri suoi film, quali Jimmy Bobo recentemente, Bullet to the Head, e poi altri suoi film che ha fatto mi sono sempre piaciuti tutti, da Cobra, non ve lo ricordate Cobra, che ignoranza che aveva in Cobra, ma anche altri film, che ne so,
C'era anche addirittura in missione 3D Game Over e terzo capitolo della saga di Spy Kids che io adoro di Robert Rodriguez, e poi gli altri suoi film sarebbero infiniti, quindi non sto neanche a elencarli, a ripeterli, perché insomma li conoscerete senz'altro. Il doppiatore è bravissimo, di Sylvester Stallone, Massimo Corvo è sempre il top dei top, tutti i doppiatori di Stallone sono sempre stati bravissimi, a partire da Gigi Proietti che doppiò Rocky, Sylvester Stallone proprio nel primo Rocky, poi Ferruccio Amendola, storico doppiatore, bravissimo padre di Claudio Amendola, storico doppiatore di Sylvester Stallone, fino a che poi è morto purtroppo e il sostituto proprio scelto da Ferruccio Amendola è stato Massimo Corvo, ma è una scelta veramente azzeccata, perché Massimo Corvo è lo stesso che doppia Kevin Diesel in Fast and Furious, per esempio, altra saga fantastica che io adoro, quindi anche il doppiatore è azzeccatissimo. Questo film mi ha fatto restare incollata alla poltrona dall'inizio alla fine, è un capolavoro, non sto esagerando, ma non solo questo film è un capolavoro, proprio tutta la saga di Rocky è un capolavoro e io sono contento di aver visto sul grande schermo questo film, sono felicissimo, tornerei a vederlo, ero felicissimo di aver visto la sala piena perché c'erano solo tre file vuote nelle 15 che ci sono all'interno della sala al cinema dove sono stato. Sono veramente felice che stia riscuotendo successo anche in Italia e spero che questo successo si amplifichi ancora di più, che io dico sempre lodo il cinema italiano eccetera, però ovviamente lodo anche il cinema americano, il cinema è splendido sempre. L'altra volta per esempio dicevo per esempio di Checco Zalone, sono fiero che arrivi a essere magari primo nella classifica degli incassi del cinema a livello italiano, e infatti tra l'altro Checco Zalone Covado ha superato solo a Catinelle, visto che l'altra volta avevo detto chissà se raggiungerà, ha superato solo a Catinelle, adesso il record che gli resta da battere è Avatar, 67 milioni di euro, è dura ma secondo me può arrivarci e lo spero, non perché non mi piaccia Avatar ma perché per la nostra Italia è una bellissima soddisfazione. Comunque dicevo, spero che anche questo Creed Nato per combattere porti un incasso altissimo e niente, fino a che ci saranno questi film la mia passione per il cinema resterà sempre e comunque lì, la mia passione resterà sempre, anzi crescerà ancora di più e già non vedo l'ora, ripeto, di poter vedere il seguito. Quindi, cari ragazzi, vi invito tutti ad andarlo a vedere al cinema. Prima di farlo, mi raccomando, dovete ben sapere tutti gli altri film della saga di Rocky. Sicuramente l'avrete già visti, ma nel caso, prima guardateveli, perché sono come le patatine, uno tira l'altro. Quindi guardateveli tutti, andate a vedere al cinema questo Creed Nato per combattere. Fatemi sapere se anche voi la pensate come me, nel caso magari già l'avete visto. Quindi nel caso l'aveste visto, scrivetemi qua sotto nei commenti se la pensate come me, se non siete d'accordo. Magari se non siete d'accordo perché non lo siete, quali sono i motivi per cui non la pensate come me. La vedo dura perché questo film veramente è uno che ha convinto tutti, è uno di quei film che ha convinto tutti, critica e pubblico. Quindi andate a vedere al cinema, lasciate un like a questa recensione se vi è piaciuta, vi invito a seguire gli altri miei video comici che troverete sul mio canale YouTube, anche video delle recensioni, vi invito a guardarmi ad Attenta al Tubo e qui troverete scritto quando, dal lunedì al venerdì, su RTV38, canale 15 del Digitale Terrestre, mi raccomando lasciate un like anche alla mia pagina Facebook Paolo Innocenti e niente da dire. Io vi auguro una splendida giornata, ci vediamo alla prossima recensione, sto zitto adesso. Perché se cominciassi a parlare ancora di Rocky non smetterei più, perché è veramente un argomento che adoro, una saga che adoro e quindi ora mi devo chetare. Un saluto a tutti, ciao, fate bravi e forza e coraggio e non mollate mai.